E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in una nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con una DC Collectibles per la linea The New Batman Adventures. Abbiamo la figure numero 11, cioè The Creeper. Questa figure è uscita in anticipo, se non sbaglio, al posto di Poison Ivy, che invece è uscita in ritardo. Qui il libretto ci ricorda che questo The Creeper è preso dall'unica puntata in cui è presente, se non vado errato, ovvero Beware The Creeper, della seconda serie animata, appunto. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere gli accessori, il packaging. Non ve lo faccio vedere come al solito perché è sempre lo stesso. Andiamo a vedere il primo accessorio, che è questa stecca da biliardo. Eccola qui, comunque è abbastanza ben fatta, anche i dettagli qui sulla punta. Per il resto abbiamo questo topolino, eccolo qui, microscopico. Anche questo comunque ben fatto, nonostante sia così piccolo, con la codina, vedete, rosa, e poi il painting grigio piatto e il painting agli occhi. Comunque un fantastico topolino in miniatura. Poi abbiamo questa maschera qui di Batman, che è un chiaro richiamo al telefilm di Batman, perché è esattamente il viso di quel Batman, solo che ha anche il simbolo in testa. Qui il painting della parte della bocca è abbastanza penoso, devo dire, potevano fare un attimo meglio questo segno, non so se sia voluto oppure painting, ma credo sia voluto. Vabbè, invece il resto del painting comunque non è male. Purtroppo non ha nessun elastico, quindi non è indossabile dal nostro The Creeper. Abbiamo delle mani intercambiabili, due destra e sinistra, con questa posa, vedete, aperta, eccole qui, molto molto appuntite le unghie di questo The Creeper. Qui ci sono dei segni neri che non dovrebbero esserci, vabbè, i soliti controlli di qualità di DC Collectibles che conosciamo bene, purtroppo. E qui abbiamo altre due mani con la fessura per impugnare la stecca da biliardo. Per il resto abbiamo anche la solita base, solita pinza che io odio, con la parte in più. E qui abbiamo il turnaround, questa volta fatto solo da due immagini, ovvero quella frontale e quella di spalle, un tantino girata verso un lato, e ovviamente il logo di New Batman Adventures. Andiamo a vedere il nostro The Creeper, questo personaggio molto particolare, che praticamente è un nuovo Joker, diciamo, è stato creato nello stesso modo, solo che questo è un po' più animalesco, diciamo, è anche un po' più psicopatico, come vedete, ha un po' le movenze di una scimmia, diciamo, molto agile e molto istintivo. Comunque il viso è reso assolutamente alla perfezione, è incredibile, sono riusciti a cogliere l'espressione del personaggio magnificamente, devo dire. Il painting anche del viso è abbastanza pulito, qui il verde brillante dei capelli è abbastanza ben realizzato, qui ci sono anche dettagli neri all'interno, comunque niente male. E anche il painting del viso in generale, i dettagli degli occhi, comunque sono riusciti a farlo molto pulito. Per il resto non c'è molto altro painting, la figura è di questo giallo abbastanza pallido, che la telecamera rende un attimo ancora più pallido, però dal vivo non è così chiaro, è un tantino più scuro. Come vedete sulla schiena ha questo pellicciotto, diciamo, che prende da un negozio e se lo mette addosso. Anche questo comunque molto molto ben realizzato, in plastica rigida, quindi non c'è assolutamente modo di posarlo. Comunque lo sculpt è eccellente, a dir poco, rappresenta alla perfezione le forme di quel pellicciotto. E anche qui abbiamo i suoi guanti, anche questi presi dallo stesso negozio, insomma si è vestito un po' come pareva a lui. Comunque anche questi ben realizzati, con questa pelliccia qui che sembra quasi una lama ma è pelliccia. E qui abbiamo i suoi mutandoni molto sobri, devo dire, con righe nere e verdi brillanti che si intonano con i capelli. Per il resto anche qui il painting delle gambe è sempre lo stesso, meglio non è painting ma colore della plastica, lo ripeto. E qui abbiamo gli stivali in pandan con i guanti, sempre con questo pellicciotto, è vestito in maniera, diciamo, un bel po' strana, e ovviamente questa parte gialla è la sua pelle, non è una tuta. Per quanto riguarda le articolazioni, ragazzi, abbiamo la testa su sfera, può guardare molto bene verso l'alto, abbastanza bene verso il basso, può ruotare lateralmente solo fino a qui perché purtroppo è impedita dal pellicciotto, qui può ruotare un attimo di più e può muoversi anche un po' di lato, guardate qua, è davvero inquietante. Poi abbiamo l'apertura qui alle braccia, anche questa niente male, quasi 90 gradi. Abbiamo la rotazione del braccio in avanti,
più o meno in avanti, va un po' all'infuori, indietro praticamente niente purtroppo per il pellicciotto. Abbiamo il piegamento qui a 90 gradi al gomito, rotazione al gomito, piegamento al polso, rotazione allo stesso. In teoria c'è la rotazione qui alla vita, però è inutile perché non può muoversi assolutamente con il pellicciotto. Le gambe possono andare in avanti, non troppo a dir la verità, possono aprirsi lateralmente solo questa, perché questa sì, un po', se la portiamo un po' in avanti, questo pezzo di pellicciotto non gli impedisce più l'apertura e quindi si possono aprire fino qui. Non sono bellissime da vedere come al solito. Abbiamo il piegamento quasi a 90 gradi del ginocchio, le gambe possono un attimo andare anche all'indietro e poi abbiamo il piede che può andare in giù al massimo praticamente. Non vedevo un piede che andava così in giù da tipo mai. Il piede può andare anche in su e poi abbiamo anche il piegamento laterale del piede, quindi nonostante sia un po' impedita da questo pellicciotto che è anche abbastanza pesante, devo dire, la figure è abbastanza ben posabile. Come altezza siamo come al solito sui 16 cm, 16 cm e mezzo, se consideriamo la gobba del pellicciotto, quindi in perfetta scala 6 pollici. E come prezzo siamo sui soliti 25 euro dei personaggi di questa serie animata. Io come voto mi sento di dare un bel 8 pieno a questa figure. Ho sentito molti recensori criticarla, secondo me ingiustamente. Comunque rappresenta alla perfezione il personaggio che deve rappresentare. Secondo me più di così non potevano fare, ragazzi, assolutamente. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa figure con un commento qui sotto. Fatemi sapere se conoscete o meno questo personaggio, lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto e se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. Non dimenticate di andare a vedere tutti i miei contatti qui sotto in descrizione, tra cui il gruppo Liberi di Collezionare, il gruppo di compravendita di action figure, nonché il canale Telegram. E come sempre, se volete sempre nuove action figure, c'è Dragon Legend, sempre qui sotto in descrizione. Vi lascio alle pose fighe, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, da The Creeper che vi guarda in maniera davvero inquietante, e collezionate sempre.